Parliamo di un argomento di cui si chiacchiera tanto, il digiuno, e lo facciamo con una professionista del settore, la dottoressa Maria Rita Munizzi, che ringrazio per essere qui con noi. Grazie a lei. Grazie dottoressa per aver accettato il nostro invito. Allora dottoressa, quando parliamo di digiuno, perché oggi se ne parla tanto, soprattutto sui social, no? Di cosa parliamo in realtà? Ci sono tante forme di digiuno, sicuramente quello che sta più facendo notizia, che si vede maggiormente rappresentato, è il digiuno intermittente, quello che consente di mangiare all'interno di una fascia oraria, in genere 8 ore si mangia, 16 ore si digiuna. E il digiuno intermittente è una strategia che consente sicuramente all'organismo di perdere peso e di mantenere poi l'obiettivo del peso raggiunto, ma esistono altre forme di digiuno. Esiste il digiuno assoluto, che è quello sicuramente più difficile. Strong. La dottoressa mi diceva che lei è arrivata a 10 giorni. No, 14 giorni. 14 giorni di digiuno assoluto. Ero fortemente motivata, perché dovevo perdere 20 kg delle gravidanze. E lo ha fatto, è riuscita a perderli in 14 giorni, no? Non in 14 giorni, perché poi, mentre il digiuno assoluto è un momento di reset dell'organismo in cui diamo soltanto acqua, tisane, chiaramente tutto senza zucchero, ma prevalentemente acqua, si fa un carico idrico almeno 3 litri al giorno, quindi si depura profondamente l'organismo dalle scorie. Quindi, dottoressa, possiamo dire che va bene la motivazione del perdere peso, però è un digiuno, quello assoluto, che fa bene anche all'organismo? Assolutamente sì, pensate che addirittura Ippocrate parlava del digiuno, intendeva questo qui, perché non lo conosceva l'8-16, ce lo siamo poi inventato noi, e Ippocrate parlava del digiuno come la sala operatoria, la tavola operatoria della natura. Quindi se pensiamo anche agli animali, quando stanno male che fanno? La prima cosa, digiunano, non mangiano, perché mettono a riposo l'organismo. L'obiettivo del digiuno è quello di offrire all'organismo un tempo di pace, di reset totale, una depurazione profonda dei tessuti, per cui si eliminano le scorie che vengono accumulate nei tessuti adiposi, e dopo il terzo giorno succede una cosa incredibile, perché i primi tre giorni si soffre parecchio. Dopo i primi 3 giorni cominciamo a produrre i chetoni, si va in chetosi. In chetosi. Poiché il cervello si nutre di zuccheri e i chetoni sono degli zuccheri potentissimi, vengono chiaramente richiamati dai tessuti adiposi, quindi una persona molto magra non può fare un digiuno prolungato perché non ha riserve, non saprebbe da dove prendere l'energia. E questi chetoni passano la barriera ematoencefalica e danno uno stato di grazia. Si sta benissimo, si è intellettualmente molto attivi, si riesce a fare tutto, si potrebbe avere problemi di sonno, si potrebbe avere un po' di problemi di insonnia, perché c'è uno stato di attivazione. Faccio una domanda: se una persona che magari ha delle patologie, che però si collimano bene con il fatto del digiuno, però dorme poco, può continuare a prendere delle pasticche che la fanno dormire? Ma perché allora, tante volte pure dentro le medicine ci sono zuccheri. Brava, allora non solo, ci sono, va bene, tutte le medicine, lo sappiamo, possono avere degli effetti collaterali, però ci sono anche tante soluzioni che la natura offre, i cosiddetti nutraceutici, di cui si parla ultimamente parecchio, che possono essere delle valide alternative. Penso alla melatonina, ad esempio. La melatonina, non so se molti sanno che perché la melatonina abbia effetto bisogna prenderne almeno 2 grammi, quindi tutte le altre composizioni che troviamo in farmacia, in cui c'è 1 grammo, c'è mezzo grammo, insieme ad altre cose, magari anche valeriana, biancospino, cose così, diciamo, rischiano di non essere efficaci, perché la melatonina va presa ad un dosaggio, 2 grammi. Almeno 2 grammi. 2 pasticche, perché di solito è 1 grammo, sì, una pasticca. Sì, sì, sì. Allora, dottoressa, prima di arrivare alla differenza che c'è tra alimentazione e nutrizione, poi ci arriviamo, io immagino che un digiuno fatto assoluto abbia bisogno di qualcuno che ti aiuta anche a livello psicologico, almeno per quella prima parte che lei diceva, no? Certo, assolutamente. Beh, c'è tutto un lavoro anche motivazionale di coaching che io offro alle persone che seguo, per cui possono chiamare